Wow, amici appassionati di gaming e di Hearthstone! E oggi un nuovo mazzo sul canale Duke, è un mio mazzo! Oggi ho il piacere, l'onore e l'onere di presentarvi Lupin III. È basato sulle carte del ladro che vanno a rubare dalla classe dell'avversario, appunto, dei servitori e delle magie. Le scontiamo, le utilizziamo, ma soprattutto, ragazzi, lo facciamo diventare completamente pazzo, perché si vedrà continuamente togliere delle carte, tra virgolette, dalla sua classe e non saprà cosa avremo in mano noi. Si creeranno delle situazioni veramente, veramente lol e lui diventa pazzo. Un piccolo appunto, ragazzi, ho problemi con la cam. Da quando ho aggiornato Windows 10 ho problemi con la cam. Il bello è che questa cam è Microsoft. Quindi Microsoft, fammi capire come funziona, ho dovuto registrare il gameplay senza cam, quindi si torna all'antico sul canale Duca come 2 anni fa quando registravo senza cam perché non ce l'avevo, perché avevo fatto questa scelta. Spero di risistemarla presto, comunque ragazzi non mi state sto mazzo perché è uno dei miei, fantastico. Maiev contro... A me calapa! Ti batterò con onore. Nessuno può sfuggire alla mia furia. Ma questo contro il paladino teniamo. Dai. Elisa. Contro paladino lo teniamo. Ci sta. Favore divino, spero che sia control allora. Perché sei control? Ti vedo control, ti vedo un casino control. Ok. Vediamo. Sono cose brutte. A 3. Adunata. Mi sa che finisce male la tunata. Per ora finisce male. C'è un'altra dietro. Ok. Non basta adunate, grazie. Basta, Anek, pallata. Va bene, lo accetto, dai, perché devo incazzarmi per questa roba qua? Ci sta, ci sta. Wow. La giustizia è mia. Potrei fare hallucination. E un lancio prendiamo, così prendere. Hallucination. Tira, subito. Wow! Speriamo bene, raga. Per ora tutto tranquillo. Però prossimo turno abbiamo Elise, sì. Vediamo se gioca. Non in mia presenza. Dai, si può fare, si può fare. Elise, subito. Bran Elise, no. Donancio su questo, magari. Vabbè, prima dobbiamo tutto tradare, chiaramente dai, si vede cosa usciva, però. Sapete che io sono il duca e non guardo in faccia a nessuno. No, questa la teniamo. No, li tolgo scudo divino. Mi dà fastidio scudo divino, mi fa nervosire come una bestia. Adesso giochiamo questa. Scaliamo il valore di questo. Va bene, dai. Non mi dispiace questa giocata. E viene face. Veramente. Madonna mia, che ciclone. Raga, questo è ciclonato. Questo è ciclonato! Giochiamo lui, dai. Cerchi qualcosa di Insolito. Quattro carte, teniamo lui. Mettiamo più della cosa scudo mio? Sì, dai, questo. Così non potrà darlo. Vai! Vai che ci divertiamo un casino adesso. Ci divertiamo un casino! Dai che non vedo l'ora! Anubrekan! Ok. Viene face, proprio fuori di testa completamente il nostro amico. Fuori di testa proprio completo. Completo. Pacco di Angora addirittura anche. Questo a 6 mi sembra, non mi sembra bilantissimo a 6, però se lo dite voi, io ci credo. Salve, principessa! Salve. Vai. Vai a Nubrekan. Consecration, va bene.
Dammi un cura bot, va, che sennò qua mi viene nel secco. Va bene. Pam. Possiamo fare questo più questo se mi ci dà un servitore. Non ce l'ha dato. Potrei usare lui però. Vediamo prima il pacco cosa esce da Angoro qua. Leggendaria. Giochiamo lei? Così quasi. Così facciamo le fanta cose, no? Non lo so neanche cosa fare, qua è troppa roba, raga, sto diventando pazzo. Quando divento pazzo io, eh. E qua sto diventando veramente pazzo. Boh. Telcardo. Telcardo, dai. Giochiamo questo. O mettiamo Bran. Mettiamo Bran, che è più da fico. Chissà quali segreti sveleremo. Vai, vai, che ci divertiamo un casino a Nubrecan. Qua non so neanche cosa fare. Cioè, veramente robe allucinanti. Cioè, in mano allucinanti. L'abbiamo trovato nemmeno la quella che sconta tutto, l'altra. Sennò qua veramente c'è il pandemonio. Ok. Adesso facciamo Donancio. Fantastico. Non vedo l'ora, raga, di tirare il Donancio. Wow. Andiamo di Donancio, va. Beh, qua posso fare la roba incredibile, però, Facciamo questo. No, veramente l'imbarazzo della scelta, raga, incredibile. Facciamo Donancio? No, prima peschiamo da qua, dai. Passo dell'ombra. Sangue freddo sarebbe lethal, ma non c'ho voglia di fare troppo facile, troppo easy. Facciamo Donancio, dai. Vediamo che ci pompa. Doppia pompata, tra l'altro, lì. Che gioco, Hearthstone, cazzo, ragazzi. Vabbè, dai, basta adesso. Andiamo a dormire. Salve! Qua c'era veramente da fare delle cose incredibili. Le fantacombo. Vai, vai tranquillo, my friend. Wow. Wow. Windalo. Wow. Vai, perché è fatta? Perché è fatta? È fatta, è fatta, è fatta. Esecuzione? Buono. Non più curarti, friend. Non far cazzate. Hai giocato doppio scudo. Ancora. Ma quanti cacchio ne ha? Chissà quali segreti sveleremo. Ciao Peppe. Windalo! Vai! Sei giù il ragazzo? Maiev contro Anduin. Vai! La luce porterà alla vittoria. Questo lo voglio tenere contro Priest, sicuramente. Ci può stare. Uno e due, via. It's my hallucination. It's my imagination. Siamo su di hallucination? Sì, dai. La tortolla si incazza, non mi piace tanto contro Priest. Questo non è male. Do peschi però. Questo ce lo può uccidere facile. Cristallo quando viene curato. Prendiamo questo, dai. Vai! I creatori! Wow! Io qua faccio subito le porcate. Ma sì, facciamo subito le porcate, dai, raga. Cazzo ce ne frega, siamo qua per divertirci. Un altro. Oh mio Dio. Spero di trovare qualcosa da giocare, invece no. Va bene, vediamo cosa arriva adesso. Noi giochiamo subito lui, chiaramente. Sperando di pescare qualcosa.
Un 3-2. Interessante. Soccombi all'oscurità. Soccombi alla cabala. Soccombi alla cabala. Possiamo anche potenziarlo, direi. Il nostro amico. Così diventa 4. E può farci ben poco. Ah, proprio quella dei poveri, insomma, hai fatto. La roba dei poveri hai fatto. La cosa dei poveri ha fatto. Devi decidere se andarci o no. Sì, è meglio andarci. Arrenditi. Gammi. Buono. Ok. E adesso? Che fai? Contro il 4-5 di turno? Flawless, cosa fai? Vediamo cosa fa Flawless. Non può levarlo. E quindi va tutto dritto. Grande flow. Grande Ness. Allora, glielo sappiamo. Direi di sappare. Sì, sappare, furto. No, sappare questo. Sappiamo. Beh, qua, clienti tradiamo. E prendiamo un'altra bella cartella. Nice. 4-1. Siamo ancora vivi. Vediamo cosa trova. Anche se facciamo davanti con la quest non c'è problema. L'importante è pescare e fare l'elefanta combo, come piace a me. E rimane vivo. Costa uno di mana in meno. Ma quindi si sommano le cose, raga, dite. Aspettiamo che cercare qualcosa da qua. Vediamo da troviamo. Questo non è male. Fa 3 danni alla faccia. Non è male, è spettacolare, direi. Vediamo cosa salta fuori da là. Molto bello. Possiamo entrare con questo. Possiamo mettere giù lui. Vediamo se si sommano questi. Non ho mai capito. Vediamo che sorri. Anche questo non è male. Nice. Nice end. Qua quanto è arrivato? 4 su 7. Lo sto facendo diventare pazzo. Porca miseria. Bravo, bravo, fai pure la tua quest. Va bene. E poi? Ecco l'H. Il golacca ci sta sempre, guarda. Vediamo quanto costa. 0. Sì che funziona. Nice. Veramente una figata sto gioco, raga. Come si chiama? Hearthstone, ok. Allora, questo dà più 2, più 3, più 3. Quindi devo tradare quello. Prima. Direi sì. Poi giochiamo questo. In tutte le cose. Direi contro questo di usare lui. Siamo così. Andiamo ancora a face. Vediamo che troviamo. Mio Dio. Cosa succede? Non ci capisco più nulla. Possiamo anche pescare? Ma sì, peschiamo dai. Doppio di quello. Quanto costa? Quello costa 1 e l'altro? L'altro 3 te lo fa pagare però. Vedi, scopriamo nuove cose qui sul canale del Duca. Fantastico. Oh mio Dio, cosa sta succedendo qua? Per lo sciame. Vai happy per lo sciame, vai happy. Peschiamo un'altra carta, gratis, grazie. Possibilmente. Edwin! Sì, dai. Possiamo fare. Che cosa facciamo, raga? Non so neanche io, veramente. Quando mi trovo in queste situazioni che ho troppa abbondanza, poi vado in crisi. Va bene, possiamo fare così. Possiamo tradare questo. Possiamo fare sicuramente così. Va bene. Guarda quanto costa. Questa era 0, praticamente. Possiamo giocare questa a 0. Possiamo fare questa. No, facciamo un po'. 5 ho. 2. Conversione. Proprio nemico avversario. Posso silenziare qualcosa. Silenziamo questo e peschiamo. Così peschiamo ancora gratis. Ci sta. Vediamo cosa troviamo.
Vabbè, dai, mettiamo giù Van Cleef, dai. Non mi ha attaccato con l'ultimo, no. Ma che sfiga. No, ho fatto troppo il fighissimo. Ma avevo cliccato. Ok, bravo. Vai, Flomblast. Controllo mentale li faccio. Ma li faccio contro... No, li faccio, aspetta, conversione li faccio. Oh mio Dio, conversione. Raga, sto morendo, raga. Gli vado di testa, cazzo, anche. Di testa li vado, facciamo così. Poi li vado di testa. E poi 7 a 40. Oh mio Dio. Non so più cosa fare, raga, veramente. Non so più cosa fare. Sto impazzendo con Arston. Qua facciamo 5 danni. E poi andiamo tutto face. Face. Cosa ho trovato? Questo. Mio Dio. Oh madonna, raga. Che deck è? Quando arrivo a questa follia, che deck è? Questo è veramente, ragazzi, mi spiace che non c'è la cam, ma è veramente da che deck è? Veramente, ragazzi, ho fatto qualche misplay, non lo so, ma non so più cosa fare. Bravo, mera idea, bravo, hai fatto bene. Sto pescando da una vita a zero. Bravo, fatto bene. Ok. Face. Salve. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere Lupin terzo, uno dei miei cartoni animati preferiti. E niente, raga, dovete rubare tante carte, scontarle, trovarvi in mano delle cose che non dovrebbero essere nella vostra mano e fare cose indicibili. È chiaro, ragazzi, che non è un deck competitivo, come sempre, come spesso accade qui sul canale del Duca. È un deck che ho creato io, spero che vi piaccia. Se gira è divertentissimissimo da giocare. Se non gira siamo abbastanza in mezzo alla strada, soprattutto contro aggro, purtroppo. Ma se trovi control dall'altra parte, raga, lo fai diventare pazzo, completamente pazzo, e alla fine si suicidano per la disperazione. Vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. Spero di tornare presto con la cam funzionante. Un saluto dal Duca, alla prossima. Ciao.